abita gente in movimento sempre. Andiamo in Francia, Alta Savoia, volevo andarci in moto, ma ci sono 5 gradi, su mi hanno detto che la temperatura scende sotto lo zero e quindi ci andremo in macchina, purtroppo. Il tunnel del Bianco, lunghissimo, quando lo faccio in moto non finisce mai. Buongiorno signori, siamo arrivati in Francia e più che presentare i cantieri, stiamo presentando dei personaggi straordinari del biellese. Abbiamo fatto a Floriano una parte dove siamo andati a intervistare dei biellesi straordinari e qui stiamo presentando una famiglia di biellesi straordinari che qui in Francia hanno creato un impero. Io li conoscevo, sapevo che hanno fatto grandi cose. Oggi, vedendo i cantieri, vedendo quello che loro hanno fatto, e tra un po' vedremo delle foto, non immaginavo di vedere dei biellesi operativi come la famiglia Pollo, e qui hanno costruito qualcosa di straordinario. Floriano, oggi qua vedo da lei questa struttura dove avete il cuoco, dove avete la sala mensa, dove avete gli alloggi per gli operai. In quanto tempo avete creato una struttura così? Siamo molto del tempo, degli anni, però che siamo qui proprio in questa sede qui sono 4 anni. Prima eravamo un po' accampati un po' da una parte un po' dall'altra, finché siamo riusciti a trovare questo hotel, questo vecchio hotel, l'abbiamo ristrutturato al nostro modo, al nostro sito, a quello che serviva a noi, e da lì siamo partiti. Io tra l'altro oggi ho mangiato qua con loro, ragazzi, è come essere in villeggiatura. Lo diciamo sempre, se volete diversificare gli investimenti venite a vedere. Adesso qui in Alta Savoia abbiamo una base con l'impresa Pollo. Se volete diversificare gli investimenti venite a vedere l'impresa Pollo, cosa ha costruito qua, ma questo anche per dimostrare quello che andiamo a vendere a Muzzano. Eh sì, importante. Perché abbiamo già lanciato un video. Siamo venuti a vedere la sede operativa dove c'è il grosso dell'impresa qui in Alta Savoia. Negli scatti che seguiranno faremo vedere delle opere che Floriano con i suoi figli stanno portando avanti. Qui c'è un gruppo familiare che sta lavorando a tambur battente. Andiamo a vedere, Floriano, alcuni scatti delle opere che avete fatto? Sì, perché no. Però Floriano ci racconta qualche cosa, perché avete fatto dei rifugi, avete fatto dei centri commerciali, avete fatto delle ville fantastiche. Ci racconta qualcosa sul lavorare in Francia, e sarà anche difficile, non è una cosa... No, è stata veramente una bella avventura questa, perché da lavorare in Italia, lavorare qui, tutto un altro sistema di lavoro, tutto un altro sistema di lavorazione, e non è stata una cosa semplice. Noi siamo da 14 anni che siamo qui, è andata bene che poi non abbiamo sempre mantenuto un qualcosa qui, finché siamo arrivati a questi livelli qui. Floriano, qual è stato il cantiere più difficile che ha portato in atto qua? Ma iniziare qui più il cantiere più difficile, sulle contamine, quando abbiamo iniziato, che ha tutto un altro sistema di lavorare che da quello che si lavorava in Italia. Lì abbiamo faticato un momentino a uscirne fuori, e dopodiché o per volte abbiamo capito il concetto che c'era qui e siamo partiti. Alla grande, perché alla grande. Girando adesso in Alta Savoia, perché oggi abbiamo fatto un giro in diversi posti, Les Ouches, a Chamonix, oramai qui si vedono camion che vanno avanti e indietro, furgoni che vanno avanti e indietro con la scritta Apollo. C'è un bel giro adesso qui. Complimenti.
E tra l'altro, Floriano, ho visto che avete fatto dei cantieri dove tutto è stato fornito da elicotteri, perché avete lavorato in alta quota. In alta quota, sì, abbiamo fatto due rifugi. Uno abbiamo finito, abbiamo alzato l'Albert Premier di un piano, su a 2800 metri, sopra un ghiacciaio. E lì è stata una bella avventura anche quella lì. Adesso ne stiamo costruendo un altro, rifacendo un altro al couvert, sempre a 2800 metri. Floriano, quanti dipendenti ha? E qui siamo noi dipendenti proprio, ne abbiamo una trentina, più abbiamo tutti i collaboratori, qui arriviamo anche a 70 persone, quando siamo a pieno regime. Volevo chiederle ancora una cosa, Floriano. Stiamo trattando il cantiere di Muzzano, ma col giro che avete creato qua, che è enorme, oggi ho visto solo una minima parte con Andrea, avete un giro, come mai mantenere ancora nel biellese dei cantieri? Perché adesso abbiamo queste sedille. Noi ci teniamo ancora il biellese, eh? Noi arriviamo da lì e manteniamo il lavoro nel biellese, lavoriamo ancora. Noi abbiamo ancora industrie, qualche industria che ci chiamano, qualunque cosa hanno bisogno loro, e cerchiamo di fare ancora delle opere. Tipo a Muzzano stiamo facendo, abbiamo un terreno per fare il 108 ville ancora anche lì. E siamo partiti già con una, con una doppia di familiare. Bene. E un'altra è già finita, abitano già dentro. Biellesi. Ma noi non siamo scappati da Biella, eh. Biellesi straordinari, perché c'è l'amore patrio in questo, perché c'è l'amore per la propria terra, per cui nonostante qui veramente il giro dell'impresa Apollo è enorme, perché signori, se venite in Alta Savoia non potete non incrociare dei mezzi, tra l'altro quasi tutti nuovi, dei mezzi che girano con il marchio Apollo. Se seguite tra le altre foto vedrete le opere che Floriano qua sta facendo, ma addirittura l'impresa è arrivata a dare il chiave in mano, per cui addirittura loro costruiscono dalle porte interne all'arredo, Floriano. Sì, tutto, tutto. Ma vi grazie anche ai figli. Grande famiglia, sì, Apollo. Questo è importante. E nel cantiere di Muzzano la famiglia Apollo sta portando tutta la tecnologia che ha sviluppato. Sì, abbiamo provato a portare la tecnologia francese là. Seguite il video delle ville, non perdetevi le ville di Muzzano, perché lì veramente potrete impegnare il vostro denaro in qualcosa di duraturo nel tempo, vorrei dire eterno, perché sono case in classe A4, antisismiche, con tutto quello che sei imparato nel territorio francese. Sì. Sì, ho portato la tecnologia francese in Italia lì. Floriano, grazie mille, ci vedremo presto, proseguiamo con questo cantiere. Grazie Floriano. Grazie a lei. Arrivederci.